Ultima domenica di Carnevale, noi siamo venuti a vedere com'è la situazione nelle nostre Dolomiti e siamo venuti qui a Cortina per un weekend veramente da tutto esaurito, sia negli hotel che nei ristoranti. E era davvero difficile trovare sia parcheggio sia trovare un posto per poter cenare. Tutti gli affezionati della Regina delle Dolomiti sono venuti qui per le settimane bianche, per le varie piste che ci sono da sci perfettamente innevate, un weekend in montagna davvero straordinario, anche complice la manifestazione a Fiamens sul gioco del polo. Il clima è sempre stato molto favorevole qui, con una giornata di sole splendida. Addirittura abbiamo osservato un fenomeno quasi di inversione termica, e cioè più freddo in pianura che non qui in montagna, proprio perché il sole scalda l'atmosfera e scalda l'aria e non vi è questa nebbia molto forte che invece troviamo nelle città in pianura. Le piste sono state perfettamente innevate anche artificialmente e hanno potuto garantire delle sciate, delle performance davvero straordinarie. Come sempre, importanti i collegamenti che da Cortina raggiungono fino all'Alta Badia, passando attraverso le Cinque Torri, grazie alla nuova seggiovia e la nuova funivia che è stata realizzata, questa cabinovia che parte appunto dalla zona di Cortina e arriva fino alle Cinque Torri, e da lì si può raggiungere anche l'Alta Badia. Ancora qualche giorno, complice il fatto che vi sono delle vacanze ancora per le scuole, per i ragazzi, fino a mercoledì, e tutto quanto poi si chiuderà questo weekend di Carnevale con Martedì Grasso, e ovvero fra qualche giorno. Ci siamo spostati adesso in Piazza di Bona qui a Cortina, perché oggi domenica alle 18 è in corso una bella festa per la gioia dei bambini, vestiti in maschera, tanti coriandoli e tante stelle filanti, ma anche uno spettacolo di hip hop e uno spettacolo teatrale. Continuano ancora le presentazioni dei libri, con una montagna di libri, come vedete in queste immagini, questi due belli cartelloni che ci mostrano quali libri sono stati presentati, ma le presentazioni di vari libri continueranno ancora per tutta la stagione.